Le stagioni che ritrovano uno spazio ed un tempo, le montagne, il Gran Vernele e la Marmolada, dall'altra parte della valle, di rimpetto le piste da sci, fragore di un turismo che qui si percepisce appena durante l'estate. Abbiamo un po' di campagna qui intorno, andiamo a pulire, a prendere sui sassi e poi dopo, se siamo capaci, un po' tagliamo i prati, perché è brutto lasciare tutto da segare così, perché è anche paura degli animali, dalle vipere così che vengono giù. Poi c'è da andare a fare la legna l'autunno. Ma arrangiarsi vuol dire anche non avere acqua corrente in cucina, riscaldare a legna per preparare i pasti sul focolare, passare giorni interi senza scendere in paese. Ma c'ho i secchi, vedi che c'ho i secchi là, e me la porto e poi me la metto a scaldare, faccio così. Certo che una persona sola può fare anche queste cose, una famiglia è un po' più difficile, no? Una natura che a volte spaventa, come la sera del 29 ottobre 2018, quando il vento soffiò sul bosco sopra la casa di Assunta. Nel racconto di quelle ore, dove presto all'appello mancò anche la corrente, c'è tutta la preoccupazione di chi la natura la incontra senza il filtro dell'urbanizzazione. Sentivo tutto un odore da bosco, da terra mossa, così. Ma che brutto quella sera, sì. C'era un vento, ho ben pensato, ma chissà se ci lascerà i tetti questa sera. Ma che vento! Ma io mai sentito un vento così. Assunta cura anche la chiesetta dedicata alla Madonna dell'Aiuto, un luogo di preghiera, ma anche un luogo di speranza per tanti. Io penso sempre, come anche la mamma diceva, la Madonna ci aiuta sempre. Lei è la Madonna dell'Aiuto, Mater Amabilis, la mamma diceva. Quando ce ne andiamo, la sensazione incontrando Assunta è quella di aver conosciuto un sorriso vero, un abitante perfetto di quello che l'antropologo Annibale Salsa ha definito un paesaggio residuale che è ancora lì a testimoniare un passato di certezze sociali, rituali, religiose, lavorative e sapienziali.